e ascoltare i cori della curva Scirea. Tutto è pronto, uno sguardo al cronometro per Rocchi, sta per cominciare il secondo anticipo della 33esima giornata. Vi ricordo il risultato del primo, il derby siciliano tra Palermo e Catania, deciso da una rete di Miccoli per l'1-0 dei rosanero. Sarà della Juve il primo possesso, Juve che attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione. Fischietto tra le labbra per Tommaso Rocchi, si comincia per Gianluca Rocchi, si comincia. È cominciata la classica Juve-Milan, con la Juve che perde il primo pallone, ha toccato male Grighera, probabilmente tradito da un rimbalzo o anche dall'emozione. Ambrosini gestisce la sfera all'indietro su Simic, che ovviamente è un osservato speciale di questa partita, proprio perché è giocatore dato per arrugginito, non vede il campo da un'eternità. Arriva coi piedi Zeliko Kalac, ormai preferito a Nelson Dida, che è in panchina assieme a Cafu, Serginio, Brocchi, Gurkuf, Gilardino e Paloschi. La panchina bianconera è composta invece da Belardi, Birindelli, Stendardo, Nocerino, Marchionni, Iaquinta e Palladino. Mentre abbiamo visto nel primo minuto di gara già il tema tattico di questa partita, e cioè Juve con la difesa alta proprio contro uno specialista come Super Pippo Inzaghi, capace di galleggiare sulla linea dell'offside e poi di attaccare la profondità. Qui ci ha provato, ma è uscito in anticipo Buffon fino al limite dell'area di rigore. Fa ripartire Nicle Grottaglie, verticale a cercare Alex Del Piero, fronteggiato da Paolo Maldini. I due insieme hanno vinto 43 trofei, ovviamente con maglie diverse, e un giornale torinese quest'oggi si è divertito a paragonare i trofei della capolista al cospetto dei 43 portati a casa dalle due leggende con la fascia di capitano al braccio questa sera. Grighera con le mani, cercare ancora Del Piero, Pirlo danza sul pallone, poi serve Gattuso che mette in movimento Kakà. Kakà apre il gioco, però lo fa su uno juventino, trattasi di Saliamidzic che riceve il triangolo con Trezeguet. Pallone di ritorno un po' largo, Saliamidzic riesce comunque a tenerlo vivo, gestisce il possesso la formazione di Ranieri, che adesso insiste a sinistra con Molinaro, subisce il fallo di Gattuso, calcio di punizione per la Juve. Da qui può arrivare anche Del Piero per andare al traversone oppure impensierire direttamente Kalac. Assistiamo alla decisione presa dai bianconeri, che intanto portano in area le torri, soprattutto Sissoko pronto a ricevere il blocco di Camoranesi. Non c'è Del Piero sul pallone, arriva il traversone che è alto, profondo, largo, insomma completamente sbagliato. Ci ha provato Thiago, ovviamente la presenza del portoghese nel cuore del centrocampo bianconero regala opportunità diverse anche sui calci piazzati. Un Ranieri piuttosto stizzito in conferenza stampa alla vigilia di questa partita ha ripreso molti giornalisti, proprio perché c'è la solita domanda riguardante Thiago, l'inserimento di Thiago, le condizioni di Thiago. Ha sbuffato Ranieri per la prima volta, ha detto questo è un campione, lo dimostrerà strada facendo. Sissoko, per lui invece impatto ideale con il calcio italiano, ha recuperato palla a Seedorf solo per un istante, ringhia su di lui proprio Thiago. Favalli, Kakà, linea difensiva della Juve altissima, e Camoranesi va in raddoppio su Kakà e gli sradica il pallone. Il pallo favorisce per un istante Gattuso, arriva primo Pirlo che pulisce nella zona di Favalli. Favalli vorrebbe nuovamente il playmaker, gli nega però la linea del passaggio Del Piero, poi Camoranesi sporca quello destinato a Pirlo. Rimessa laterale affidata a Favalli, Ancelotti in piedi, osserva Favalli mettere sui piedi di Seedorf che vince il contrasto con Camoranesi, poi sfortunato nel rimpallo, non riesce a gestire il controllo del pallone. Avanza qualche metro il Milan lungo l'auto di sinistra, Pirlo insiste ancora, Mancina dove parte in posizione irregolare Favalli. Ma è un Milan che sembra aver studiato come attaccare la linea difensiva alta della Juve, anche perché qui il fuorigioco è assolutamente inesistente. Favalli arrivava sulla corsa, Legrottaglie era basso e teneva in gioco l'ex terzino della Lazio. Quindi primo errore di Papi, opera sotto la tribuna opposta a quella centrale. Tutto esaurito all'Olimpico di Torino. Molinaro, Gattuso di testa, poi Thiago, non ha più Molinaro vicino, allora palla rossonera con le mani Pirlo, cercato Inzaghi, tre su di lui, mette la sfera nello spazio ma si era allontanato dalla zona Riccardo Kakà.
gioca comodo coi piedi Gianluigi Buffon. Le grottaglie, alza testa e pallone, trova soltanto Maldini. Sulla palla vagante però arriva Camoranesi che resiste a un contrasto, poi scivola Thiago. Grigera, sulla linea c'è Camoranesi, va direttamente al traversone del Piero in area di rigore. Ottimo l'intervento di Simic che porta a casa il fallo. Si era inserito con tempi alla Simone Perrotta Thiago mentre la Juve recupera il pallone. Camoranesi punta l'avversario, non ha uno scarico semplice, si fa vedere Del Piero da cui può far male. Del Piero carica a sinistro, largo, prima conclusione verso lo specchio della porta, la firma è di Alex Del Piero. Conclusione mancina, non c'è deviazione. Colpito con l'esterno Alex Del Piero, di conseguenza non è riuscito ad impensierire Zeliko Kalac che va così al rinvio. In testa Ambrosini, più alto di Sissoko, poi le grottaglie, quindi Pirlo, prima intenzione, grande idea per Pippo Inzaghi che però si era fermato, non era rientrato in posizione regolare. Terzo fuori gioco nel giro di pochissimi minuti, si gioca da 6. Questa volta fuori gioco è palese. Bisognerà riprendere con un nuovo calcio piazzato in favore della Juve, pallone in movimento. Occhi deve fischiare per consentire al gioco di riprendere, lo fa in questo momento con Chiellini. Trezeguet incontro al pallone, dai vai Thiago, si è buttato nello spazio Del Piero, ha capito tutto Bonera. Braccio alzato da parte di Rocchi che ha ravvisato un fallo di Del Piero su Bonera. Stesso Bonera che va a battere il calcio di punizione. Pirlo in orizzontale su Paolo Maldini, si propone Favalli, alza la testa Favalli, scavalcato Kakà, trovato Seedorf. Grigera non molla un centimetro, poi c'è il lob, cercare Camoranesi, rimessa laterale in favore del Milan, gara che deve ancora accendersi, squadre molto strette. Gattuso trova lo spazio per mettere il pallone sui piedi di Inzaghi, poi apre a destra per Bonera, si propone Kakà, le finte di Kakà, riceve tra le linee Kakà, gli fa spazio Pirlo, trovato Inzaghi, il pallone di ritorno verso Andrea Pirlo, era interessante ma impreciso. Del Piero attaccato in modo irregolare da Dario Simic. Calcio di punizione in favore della Juve. Ha speso un fallo intelligente Simic perché il Milan era completamente scoperto a metà campo. Molinaro. Thiago. Sta toccando molti palloni e li sta toccando anche in maniera positiva il portoghese. Chiellini. Avanza in quello che una volta era il suo ruolo, cioè quello di esterno sinistro, va a sfondare Chiellini, poi cerca Del Piero, anzi Salihamidžić, che ha lasciato sfilare il pallone sperando che qualcuno fosse alle sue spalle. Riparte il Milan con Seedorf, si arresta l'olandese, preferisce ragionarci su. Maldini, Favalli, si propone Ambrosini, attaccato da Sissoko. Ambrosini resiste alla carica del maliano e poi affida il compito di impostare la manovra offensiva a Bonera, da questi a Pirlo. Parte Inzaghi, Pirlo preferisce giocare lento il pallone e andare a sinistra dove c'è Riccardo Kakà che può andare in uno contro uno. Tardivo il raddoppio, arriva adesso Kakà contro Camoranesi, si ferma Kakà, non ha compagni liberi, trova suggerimento in Gattuso. Le grottaglie in anticipo su Seedorf, non molla Seedorf, le grottaglie deve accelerare i tempi di rinvio, trova Trezeguet, quindi Chiellini pulisce l'area di rigore, riparte Salihamidžić, break della Juve. Grande idea di Salihamidžić per Del Piero, ha messo il pallone nel corridoio, Del Piero lo avrebbe voluto più in fascia, se la cava il Milan con Bonera e poi con Kalac. Sissoko elegantissimo nell'arresto con la coscia, poi Camoranesi spinge Kakà, calcio di punizione bianconero. Molto fair play in campo fino a questo momento, partita tutt'altro che cattiva. All'andata fu 1-0-0 condito prevalentemente dal palo di Trezeguet e poi tanti sbadigli. Camoranesi, arriva il pallone dalle parti di Kalac che non ha problemi
nell'abbandonare la linea di porta e nell'intercettare traversone. Seedorf, Pirlo è largo a sinistra, facile su Gattuso. Questa è la soluzione scelta dal Milan, cioè aggirare la morsa Sissoko Thiago, proponendo Pirlo sulle corsie e facendo partire quindi da lì l'azione offensiva, che adesso propone Kakà sulla linea di fondo. Arriva il traversone fuori dall'area di rigore, stacca Gattuso, poi Bonera, quindi Seedorf, Ambrosini, Seedorf, sale Favalli, Seedorf va direttamente da Kakà, si sposta il pallone sul destro, il pallone d'oro. Seedorf chiama palla Gattuso, accontentato Gattuso, di testa dentro per Inzaghi, preciso e puntuale Chiellini al volo, poi Bonera, bucano un po' tutti, Camoranesi, diagonale profonda e assist per Del Piero. Simic fa buona guardia, alleggerisce su Kalac, il rio profondo dell'australiano, sale in quota Chiellini che subisce il fallo di Gattuso, calcio di punizione in favore della Juve. Precedenti in totale tra Juventus e Milan sono 197, di cui 145 in campionato, in particolar modo a Torino 72 incontri, 32 successi della Juve, 21 pareggi, 19 vittorie del Milan. Camoranesi è libero, Favalli rischia il take, lo perde dentro per Del Piero, primo palo Del Piero, Alex Del Piero, Juve in vantaggio, ha accarezzato il pallone in diagonale e lo ha mandato a spegnersi alla destra di Kalac, che non è riuscito ad intercettare con la spaccata. Alex Del Piero manda in vantaggio la Juve, dopo 11 minuti esplode l'Olimpico di Torino, Juve 1 Milan 0, con l'uomo più atteso, Alex Del Piero, e sono 14 in campionato. Un colpo da grande maestro, qui Favalli ha rischiato tantissimo sul tackle, è andato a vuoto, straordinario l'assist di Camoranesi, ma poi Del Piero è di una precisione chirurgica nell'accarezzare la sfera con l'interno destro e nell'andare a giocare con il palo interno di Kalac per il vantaggio della Juve. Un lampo, il primo accecante dell'incontro è di Alex Del Piero. La risposta del Milan affidata a Inzaghi, pallone sul fondo, la posizione era regolare. 60 secondi e Milan vicino al pareggio con Super Pippo Inzaghi. Favalli preso sulla corsa, pallone giocabile perché Inzaghi è dietro alla linea della sfera, calcia di prima intenzione con il mancino, Buffon in controtempo, esterno della rete. Il gol di Alessandro Del Piero rompe quindi gli equilibri a Torino. Ma il Milan ha già dimostrato di essere ampiamente in partita con l'occasione di poco fa con Pippo Inzaghi, che ha messo sull'esterno della rete. Sissoko, Camoranesi si accentra, cerca l'apertura a sinistra, Bonera con calma, Simic, Maldini, Seedorf, dai vai con Pirlo, prova ad aumentare i giri adesso il Milan, parte Kakà, deve uscire Chiellini, Kakà lo punta, Kakà linea di fondo, Kakà dentro, pareggio Milan, Super Pippo Inzaghi, 1-1, è durato 120 secondi il vantaggio della Juve, la firma dell'ex che va a ringhiare sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi rossoneri. Kakà per Inzaghi ed è 1-1 e palla al centro, 3 gol in 2 match per Super Pippo Inzaghi, sono 4 in campionato. Ancora a sinistra il Milan, ha trovato il varco libero, assist di Kakà col contagiri per Pippo Inzaghi, puntuale come sempre all'appuntamento col gol. Si è smarcato a fari spenti dalla marcatura di Molinaro e ha punito l'errata uscita di Buffon. Di Inzaghi la firma, ma di Kakà la paternità di questa rete. Replica juventina, Del Piero, area di rigore, Del Piero contro Maldini. Eccolo il primo scontro tra le due leggende. Del Piero, lato corto, scarica per Thiago che non c'è più. Pirlo, Ambrosini, gara bellissima adesso, vibrante, 1-1. Gattuso sbaglia il controllo ed è un bene per lui perché adesso va a lanciare Pippo Inzaghi. C'è le grottaglie in anticipo. Camoranesi.
Bonera fa buona guardia su Del Piero e guadagna la rimessa laterale. 1-1, no look per Di Pirlo, per Gattuso, ha capito tutto Chiellini, va al traversone immediato, poi Thiago cercando Trezeguet, la spaccata aerea di Ambrosini, pallone che si impenna, 2 contro 1, fallo, Rocchi sempre vicinissimo all'azione, calcio di punizione per il Diavolo. Ambrosini si sgancia a Seedorf, gli nega la diagonale di passaggio Trezeguet soltanto per un istante, ma anche questa azione difensiva di Trezeguet fa capire quanto la Juve sia compatta sul terreno di gara dell'Olimpico di Torino. Inzaghi aveva già segnato alla Juventus, ma lo aveva fatto a San Siro. È il primo gol con la maglia del Milan di Super Pippo Inzaghi alla Juve a Torino. Del Piero subisce il fallo di Bonera, calcio di punizione per la Juve. Fin qui perfetta la direzione di gara di Rocchi. Palla a spalla, ma poi apre lo sportello Bonera. Sedici sul cronometro. Del Piero Inzaghi, marcatori di Juventus-Milan, 1-1. E adesso attenzione, perché sul pallone c'è Alex Del Piero, da cui può andare direttamente in porta al traversone secco. Milan che marca uomo, traversone di Del Piero, testa di Seedorf appostato al vertice dell'area piccola, poi Pirlo, non è finita, Molinaro trova il triangolo con Saljamidžić, il traversone, Seedorf di testa verso la sua porta, sarà calcio d'angolo per la Juve, il primo della partita. Con la bandierina di sinistra dello schieramento bianconero va Alex Del Piero. Cross di Del Piero, resta in porta Kalac, arriva dalle retrovie in terzo tempo Chiellini e mette sul fondo. Occasione da gol per la Juve al minuto 17, stacco in quota di Chiellini, sempre controllato da Ambrosini, palla alta. Andrà al rinvio Zeliko Kalac. 120 secondi di fuoco tra l'undicesimo e il tredicesimo, tra il vantaggio di Del Piero e il pareggio di Inzaghi, con lo stesso Inzaghi che ha avuto un'opportunità anche poco prima di timbrare il gol del pareggio. Juve adesso vicina al nuovo vantaggio con Chiellini, gara equilibrata, aperta. Pirlo, Ambrosini, sbaglia il controllo, c'è Sissoko e spende il fallo Ambrosini. Ammonizione per Ambrosini, inevitabile. Tra l'altro Ambrosini era in diffida, qui sbaglia il controllo, Sissoko legge alla perfezione l'errore del centrocampista pesarese. Rocchi ovviamente non può consentire ai giocatori di riprendere a giocare il pallone quando solo lo desiderano, perché c'è un cartellino giallo da annotare sul taccuino. Le grottaglie per Molinaro, direttamente su Pirlo, Kakà. Inzaghi si propone come sponda, Seedorf vuole ossigeno a sinistra, arriva in ritardo Favalli, Camoranesi, fallo di Camoranesi su Seedorf, punizione rossonera. Ambrosini tocca per Seedorf, deve giocare il pallone per linee esterne il Milan perché Inzaghi non ha profondità. Seedorf, Favalli, si allarga anche Kakà, riceve adesso, si incrocia con Favalli, Ambrosini, Pirlo, Milan che non guadagna metri. Guardate i movimenti difensivi della Juventus. Favalli dentro per Seedorf, ha intercettato Grigera, poi Kakà, largo resta Favalli, spaccata di Sissoko e poi Kakà che va a recuperare il pallone. Kakà vuole Seedorf, lo ottiene, lato corto, Seedorf, pallone di ritorno, Pirlo non si avventura nel tiro con il destro, prova con il sinistro, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo anche per i rossoneri. Seedorf ha voluto riproporre il pallone fuori dall'area di rigore e non in area. In velocità il calcio d'angolo, Seedorf, Pirlo e ritorno, traversone secco, deviato da Grigera, poi c'è Bonera, si gioca, Seedorf
cerca Gattuso a destra, traversone al volo in una zona presidiata solo da bianconeri, poi arriva Pirlo, tocca per un istante Sissoko, Pirlo, c'è fallo però da parte di Inzaghi che aveva spinto Sissoko al momento dello stacco evidentemente. Qua invece Rocchi commette il primo errore. Camoranesi, Del Piero a puntare l'area di rigore, arriva Ambrosini a impedirglielo, Saljanicic tutto destro, lo capisce Ambrosini che infatti legge in anticipo il passaggio del giocatore prelevato in estate dal Bayern di Monaco, risultato estremamente utile tatticamente a Ranieri, dove lo metti sta, e soprattutto non abbassa di una tacca il suo rendimento che è sempre molto positivo. Simic verticale a cercare Inzaghi, buona l'idea ma c'è il petto aperto di Chiellini che mette sui piedi di Molinaro, da questi a Thiago, Trezeguet partito in posizione regolare, Trezeguet, arriva Camoranesi a rinforzo, arriva anche Del Piero, si riparte da Thiago, adesso la Juve ha guadagnato metri ed è sulla tre quarti, Grigara, Kakà in ritardo, Grigara, pallone non scende, sono comunque brividi per Kalac, controbalzo di Grigara, palla che si perde in curva, tutto questo al 21esimo minuto. Rinvio Kalac, cerca Seedorf in due su di lui, Rocchi se ne accorge, finisce il sandwich bianco-nero affidando un calcio di punizione al diavolo. Favalli, Ambrosini, si va da Simic, quindi Maldini, lo attacca Trezeguet, Maldini rischia il dribbling, lo va a calciare in profondità con il destro, ma questo è quello che vuole la Juve, costringere il Milan ai lanci in profondità, perché Ranieri sa perfettamente che davanti c'è solo Pippo Inzaghi contro i due centrali. Thiago lavora la sfera su Saljanicic, ancora Thiago, Gattuso va in pressing sul portoghese, poi Sissoko apre a destra per Camoranesi, verticale di Camoranesi per Trezeguet, Kalac prima che il pallone tocchi pericolosamente terra. Favalli, Ambrosini, libero Gattuso, adesso la Juve è un po' a lunga, Milan può provare a approfittarne, arriva Camoranesi a ringhiare su Rino Gattuso, Bonera costretto a perdere metri, Simic cercato Inzaghi, ingannato anche dal mancato aggancio di Molinaro, poi Buffon gioca coi piedi, non ha assolutamente problemi, il miglior numero uno al mondo, Sissoko attacca il lato destro del campo, le finte del giocatore prelevato dal Liverpool. Camoranesi, Thiago, apertura a sinistra per Molinaro, davanti a sé Saljanicic, riceve Bonera in anticipo, rimessa laterale in favore della Juve quando siamo a metà del primo tempo, sempre 1-1 tra Juventus e Milan, con Del Piero che stava liberando il proprio destro, pervenuto Simic in chiusura, Chiellini, Pirlo, manca l'intervento in scivolata, Del Piero porta a spasso due rossoneri, Del Piero gira su se stesso, arriva anche Gattuso, Del Piero, palla incollata al piede e alla fine fallo laterale che premia la testardaggine del capitano bianconero. Saljanicic in area di rigore, contatto con Gattuso, non protesta la Juve, si gioca Grigara, Camoranesi, tacco per Grigara, c'è Ambrosini in chiusura, Favalli che non rischia l'affondo, Camoranesi sistema il pallone, traversone, Kalac, Favalli memore di quel che è successo in occasione del gol bianconero, ha rinunciato al tackle mentre arriva il cartellino giallo per Sissoko che interviene così su Clarence Seedorf. Vuole partita tranquilla Rocchi e lo fa capire anche estraendo il secondo cartellino giallo del match dopo Ambrosini, l'altro pilone di centrocampo, Sissoko. Favalli, Seedorf, lo tende in zona Grigara, raddoppio di Camoranesi, Seedorf vince un rimpallo, non il secondo, la rimessa laterale in favore della Juve.
palleggio di Camoranesi, lo attende in zona Favalli, poi Seedorf, Pirlo cerca nuovamente la profondità a sinistra, la corsia preferita dal Milan per attaccare questo primo tempo. Inzaghi non vuole il calcio d'angolo e alla fine si trascina il pallone nel campo per destinazione. L'ultimo tocco era stato evidentemente di Molinaro, poi però Inzaghi ha voluto cercare a tutti i costi l'azione personale. Campo finito, rimessa in favore di Gianluigi Buffon. 20 al termine più recupero questo primo tempo che vede le due squadre in parità 1-1. Ad Alex Del Piero ha risposto Pippo Inzaghi. Favalli di testa, Grigara, verticale, Maldini, serie di batti e ribatti, Ambrosini non vuol saperne venirne giù questa palla, Le Grottaglie gioca ancora per via aerea e poi alla fine spegne il flipper Camoranesi che subisce il fallo di Favalli, qui ci stava il giallo. E altro che se ci stava il giallo. Mette il pallone in movimento Grigara, cercato sullo scatto Del Piero, raddoppio immediato di Ambrosini, intervento regolare di Maldini e Ambrosini, Favalli, Pirlo, Seedorf, per una volta costringe Grigara a venire alto e allora si inserisce nello spazio Kakà, fallo delle Grottaglie, calcio di punizione per il Milan, ma la posizione di Seedorf che chiama fuori Grigara dalla terza linea è molto interessante. Camoranesi è in ritardo spesso nel raddoppio, nello spazio si inserisce spesso Kakà. Seedorf, lato corto, scarica per Kakà, vuole la porta, Kakà, Buffon a terra. Ha provato di giustezza il brasiliano, facendo rimbalzare il pallone nell'area piccola. Buffon non ha boccato. Al 27esimo torna a sporcare il taccuino il Milan, alla voce occasioni da rete, Kakà. Pirlo. Deve difendersi dall'attacco di Sissoko. Accomodo Seedorf. Preferisce girare sul fronte opposto con Ambrosini e alla fine perde un pallone che consegna alla Juve il 3 contro 3. Del Piero, Del Piero contro Maldini, Del Piero, la danza di Del Piero, Del Piero, palla sul sinistro, arriva Pirlo che rimedia l'errore. Favalli, ricevuto da Seedorf. Kakà. Maldini, molti rossoneri nella zona del pallone, arriva Thiago che si è un po' spento dopo un inizio promettente, Ambrosini, ancora a sinistra il Milan, Favalli, Kakà, si incrocia con Seedorf, Gattuso liberissimo a destra a Bonera, Gattuso non aveva il pallone comodo per raggiungerlo, non si è fidato del sinistro e alla fine ha regalato palla ai bianconeri. Molinaro, Salia Mizic. Adesso la Juve a proporre lo stesso schema d'attacco del Milan, cioè chiamar fuori dalla zona Bonera e inserire Del Piero nello spazio. Simic è punito, non l'intervento sul pallone ma la cravatta di Simic a Del Piero. Questa è la fase finale e questo è l'intervento sul pallone. Secondo me Rocchi ha punito, ecco, infatti la mimica è giusta, c'è l'abbraccio da dietro di Simic ad Alex Del Piero. Più o meno la zolla da cui Del Piero ha fatto male, malissimo alla Roma. Ovviamente la Juve si piazza sul secondo palo, c'è un assembramento che manca in metropolitana, marcatura a uomo, traversone di Del Piero, c'è la deviazione di Camoranesi, palla che si impenna alta sopra la trasversale. Non era semplice per il più piccolo della compagnia andare in torsione questo muro rosso-nero che proteggeva Kalac, peraltro impedendone anche la visuale. Va rinvio al portiere australiano, i pensieri di Tassotti e Ancelotti. A vuoto Kakà, a vuoto anche Sissoko, c'è Le Grottaglie, Grigara, Camoranesi, fatto fuori Favalli, Ambrosini in raddoppio, fatto fuori anche lui, con l'esterno per Thiago che è molle nel controllo e molle nel contrasto. Pirlo, Ambrosini, Milan che suona la carica a sinistra,
ancora Pirlo, cerca il solito scatto a mancina per Seedorf e a momenti arriva il gol, il raddoppio di Seedorf, doveva essere un traversone. Buffon è andato fin sull'incrocio dei pali e poi Polpastrelli ha messo in calcio d'angolo con l'ausilio della traversa. Questo doveva essere un cross, ma a momenti arriva il 2-1. Pirlo, traversone sul primo palo, Sissoko ben piazzato. Pirlo può andare a un secondo traversone, lo affida a Gattuso, cross immediato, teso, le grottaglie, poi mette giù Bonera, Ambrosini, dai, vai con Bonera, posizione regolare, Bonera, Inzaghi, porta vuota, Milan in vantaggio, super Pippo Inzaghi, ha ribaltato il gol di Alex Del Piero, assist di Bonera e Pippo Inzaghi va a far festa sotto la curva rossonera. Milan in vantaggio all'Olimpico di Torino, sono 31 minuti di gara, la vendetta dell'ex per il momento si compie nel primo tempo. Da rivedere la posizione di Bonera, Bonera è regolarissimo, Inzaghi qui non partecipa all'azione e qui è dietro la linea del pallone, gol regolare. Al 31esimo il Milan mette la freccia, ancora con Inzaghi. Assist di Bonera che rinuncia alla conclusione per mettere l'uomo più pericoloso questa sera del Milan in area di rigore bianconera, in condizione di battere Buffon per la seconda volta. Ambrosini, stavolta all'offside di Gattuso, si gioca per la norma del vantaggio. 2-1 Milan, fiammata rossonera grazie a quel traversone sbagliato da Seedorf, perché tutto nasce dal calcio d'angolo battuto da Pirlo e ottenuto per quel cross al volo tentato con il mancino da Seedorf che ha impegnato Buffon in una deviazione all'altezza dell'incrocio dei pali. Simic di testa, Camoranesi, Sissoko, le grottaglie, spinge in zona Trezeguet, lascia rimbalzare il pallone Simic, poi Maldini, Favalli, Molinaro di testa, arriva Saliamizic, Thiago perde un altro pallone, completamente fuori dal match Thiago in questo momento. Rischia il giallo Marocchi dopo non aver ammonito Favalli per l'intervento su Camoranesi, fa bene a questo punto a tenere il cartellino in tasca. Kalac batte profondo, movimento elastico di Legrottaglie e Chiellini che a momenti si ostacolano. Maldini sbaglia il passaggio, Ambrosini recupera il pallone su Camoranesi, poi apertura a sinistra su Kakà, la Juve sulla sua destra fa una fatica incredibile a contenere Kakà e Seedorf. Pirlo attacca, tanto per cambiare su questo lato del campo, Favalli va al traversone immediato, basso, rimedia Chiellini, il Milan ha deciso a testa bassa di attaccare Grigera e di costringere Camoranesi sulla difensiva. Camoranesi è piuttosto restio alla fase di non possesso e soprattutto al raddoppio. Seedorf salta nuovamente Camoranesi, chiama palla Inzaghi, dentro invece per un giocatore che non c'è. Buffon stavolta non ha problemi. Sissoko, Thiago, Sissoko apre a sinistra per Molinaro, Saliamizic, Del Piero si libera anche con il fisico della marcatura di Simic, poi c'è il fallo di Bonera, calcio di punizione per la Juve, è il capitano bianconero a cercare di far salire i suoi e di riaccendere l'entusiasmo dell'Olimpico di Torino letteralmente gelato dal secondo gol di Pippo Inzaghi. Traversone di Thiago, stacca Maldini, più alto di Camoranesi. Inzaghi aiuta anche la difesa, subisce il fallo di Sissoko, calcio di punizione in favore del Milan. Forse spingono tutte e due.
Sul pallone c'è Favalli quando siamo a 10 minuti dal termine del primo tempo. E il Milan è in vantaggio grazie a due reti messe a segno da Pippo Inzaghi. Testa Favalli, testa Ambrosini, poi Favalli allunga nella zona di Kakà, stavolta l'anticipo di Legro taglie, con le mani andrà la Juve. Per Inzaghi in campionato sono 132 totali in 302 partite, per Del Piero 148, dice il pallottoliere in Serie A. Maldini in anticipo elegante su David Trezeguet. Seedorf chiama palla Ambrosini, corridoio libero davanti a sé, ma il controllo non è un granché. Fallo di Thiago. Viene col piede a martello portoghese Pirlo, vuole subito Inzaghi, c'è l'anticipo di Molinaro, quindi Del Piero, tacco per Trezeguet, può partire Trezeguet, si è inserito nello spazio Salihamidžić e così corsia aperta per Molinaro, finta su Gattuso, va giù Molinaro, resiste, parte il traversone di Molinaro, in zona c'è solo Simic che smorza favorendo l'intervento difensivo di Favalli. Poi Seedorf, fallo di Camoranesi, punizione per il Milan. Frustrazione di Mauro German Camoranesi. Sta giocando una gran partita sotto profilo offensivo, meno sotto quello difensivo. Mentre Seedorf si sta lamentando, io credo, degli ululati che una parte di pubblico bianconero gli ha riservato al momento del fallo. Rinvio di Favalli, stacca Sissoko ma non tocca il pallone, il fallo è del giocatore ex Liverpool, punizione per il Milan. Sulla sfera c'è Kakà che poi lascia ovviamente ad Andrea Pirlo, arriva anche Seedorf per una giocata semplice, muove palla infatti la formazione di Carletto Ancelotti che raramente va al traversone quando il pallone è collocato in quella zona del campo. Pirlo, raddoppio, se ne libera scaricando su Seedorf, traversone intercettato dalla testa di Legrottaglie, poi quella di Favalli sui piedi di Sissoko, Thiago pulisce in zona Grigera, completamente nel pallone, Pirlo, al volo da fuori Kakà, Buffon non trattiene e poi anticipa Pippo Inzaghi, giocata da fuori classe puro di Riccardo Kakà, coordinazione, la risposta di Buffon in due tempi. Da stropicciarsi gli occhi, sia per il tiro sia per la risposta di Buffon, perché la sfera girava due tempi per Gigi Buffon. Un duello stupendo quello tra Kakà e Buffon. Gattuso cerca di rompere un raddoppio, non vi riesce, Thiago si libera del pallone in zona Sissoko, tracciante per Camoranesi, Favalli, Camoranesi tiene palla, trova Grigera a destra, parte il traversone Ambrosini. C'è posizione di fuorigioco di Trezeguet, Juve un po' in affanno, soprattutto sotto il profilo psicologico in questa fase finale del primo tempo. Il raddoppio di Inzaghi è stata una mazzata per la banda Ranieri, il fuorigioco c'è. Milan invece concentratissimo. Favalli alza il pallone. Inzaghi sovrastato nel gioco aereo da Chiellini, Ambrosini, arriva Camoranesi in gamba tesa e tutte queste sono azioni che non fanno altro che nervosire ulteriormente la formazione in maglia bianconera. Seedorf, indovinate su che lato attacca il Milan, stavolta Grigera interviene su Kakà ma ci sono problemi al ginocchio. Si tratta di Legrottaglie. Speriamo per Legrottaglie che si tratti solo di un colpo perché il contatto c'è stato. Io, francamente non ho visto torsioni innaturali. Se è un colpo è una contusione, nel giro di breve passa. Soprattutto per un combattente come Nick Legrottaglie.
Questo è il primo gol. Con la magia di Del Piero, perché far gol da lì soltanto i grandi. Guardate che angolo di tiro trova con Kalac, che non riesce nemmeno a distendersi, sì che è alto. Poi c'è il pareggio del Milan con la parte finale dell'azione strepitosa di Kakà per Inzaghi, e questo è il tocco di Inzaghi. Il replay premia stavolta l'assist di Bonera. Il Milan non ha messo un uomo ma addirittura due davanti a Buffon. Sono i rischi delle squadre che applicano la strategia del fuorigioco, strategia che avevamo detto all'inizio aveva dato subito la sensazione il Milan di aver studiato ampiamente in questa settimana. Sono molte le soluzioni proposte dal punto di vista offensivo per eludere l'offside da parte dei ragazzi di Carlo Ancelotti. Squadra, quella del Milan, abbiamo detto ormai più volte, che insiste soprattutto a sinistra, e non soltanto perché a destra gioca Bonera e Gattuso, ma perché Kakà e Seedorf spesso vengono a effettuare le proprie trame di gioco nella zona di Grigera, scoperto da Camoranesi. Pirlo stavolta va a destra, Bonera, si propone Gattuso, offside, errore di Rino Gattuso, che poteva leggere dalla posizione ideale in cui era tutto l'allineamento difensivo della Juve, che peraltro non era perfetto. Infatti ha invitato Bonera a calciare prima. Può andare Buffon, non rientra le grottaglie per il momento, quindi Juve in 10. Juve che perde un altro pallone. Squadra di Ranieri ha bisogno di ritrovare una giocata per ritrovare entusiasmo e convinzione nei propri mezzi, fiducia. Allo spogliatoio mancano 3 minuti più recupero. Pronto le grottaglie, adesso nuovamente ristabilita la parità numerica. Stacca Kakà con Sissoko. Tutte le volte il brasiliano è andato alla caccia del pallone nel gioco aereo contro il maliano e lo ha infastidito. Sissoko cerca di sfondare, c'è Maldini, Pirlo. Parte il Milan con Gattuso, Kakà. Kakà accelera nella zona di Molinaro, che mette il corpo. Kakà ricorre al fallo per spostare l'ex senese. Pallone in movimento. Da Chiellini a Molinaro. Del Piero sul pallone, l'intervento di Simic. Del Piero però ha sentito il colpo, il Milan non mette fuori il pallone. Kakà attacca, Kakà. Kakà si ferma. Pirlo, Seedorf, ripiegamento difensivo anche Trezeguet, Pirlo, Bonera, Gattuso, sovrapposizione di Bonera, Pirlo, ancora Bonera, stavolta la posizione regolare, arriva il traversone, cercato Ambrosini che aveva preso bene il tempo dell'inserimento. Pirlo, non c'è Bonera perché è in offside. Pirlo cincischia troppo, riparte la Juve. Del Piero apre la falcata, Del Piero inseguito da Gattuso, spalla a spalla Gattuso, Del Piero si gioca, poi il fallo di Simic. Era da giallo questo intervento. La Juve comunque beneficia di un calcio di punizione. In chiusura di primo tempo. Traversone di Del Piero, Kalac con calma. Spinge subito in zona Kakà, attenzione perché la Juve è scoperta. Parte Kakà, Kakà contro Molinaro. Kakà spalla a spalla, Molinaro lo mette giù, si gioca. Molinaro dà la sensazione di reggere l'allungo di Kakà. Saliamizic, Del Piero chiama fuori zona Bonera, poi il passaggio per Trezeguet, c'è Maldini, Favalli a vuoto, si gioca ancora, Sissoko cerca l'esterno, prova a sfidare Favalli, arriva Del Piero ad Armanforte, il capitano è dappertutto. Maldini perde il contrasto con Del Piero, Camoranesi, traversone, Trezeguet, la parata di Kalac, il rimpallo è di Saliamizic, la Juve trova il punto del pareggio in chiusura di primo tempo, ha segnato Saliamizic.
sulla respinta di Kalac, ancora una volta decisiva la testardaggine di Alex Del Piero, che ha recuperato un pallone dalla spazzatura. Qua lo sradica Maldini, zone di Camoranesi, secondo assist per lui. Kalac fa il primo miracolo, non il secondo. Gol di Saljamidžić, 2-2 tra Juve e Milan. Testa di Trezeguet, Kalac se la ritrova lì e poi Saljamidžić a dir poco fortunato, ma è bravissimo a seguire l'azione. Replica Milan prima del riposo, Favalli, traversone immediato, sta per arrivare Gattuso, Buffon vola e toglie la palla da sotto la traversa. Che partita! Probabilmente avrebbe preso il legno. Calcio d'angolo Milan, in chiusura di tempo, al 45esimo ha pareggiato Saljamidžić. Era il gol che voleva Ranieri per dare entusiasmo nuovamente alla squadra e allo stadio. Perde troppo tempo Pirlo e il Milan quindi abortisce il calcio d'angolo che avrebbe chiuso il primo tempo, che si chiude effettivamente in questo momento fondamentale per la Juve, aver ristabilito il pareggio prima dello spogliatoio. Lo ha fatto con Saljamidžić. È 2-2 a Torino, ha aperto Del Piero, poi doppietta di Inzaghi, Saljamidžić. Partita bellissima, secondo tempo da vivere, appuntamento tra 15 minuti circa. Undicesimo al tredicesimo ha pareggiato Inzaghi, che poi ha messo la freccia al minuto 31 sul finire del primo tempo, quando tutto lasciava a supporre che Juve e Milan potessero andare al riposo sul risultato di 1-2. È arrivato invece il gol che abbiamo poco fa rivisto di Saljamidžić in anticipo su David Trezeguet, che ha ristabilito la parità, che tutto sommato è corretta per quello che si è visto nel corso della prima frazione, anche se il Milan dopo il gol del 2-1 sembrava in completo controllo di match. Fischiarocchi, comincia la ripresa di Juventus-Milan, con il Milan che gestisce il primo possesso, lo fa con Favalli, che ha ricevuto da Andrea Pirlo. Favalli va a cercare lo scatto di Kakà, ha preso posizione però Sissoko, Thiago, il movimento per Del Piero, quindi Sissoko. Vedo che vedremo se comincerà esattamente la ripresa esattamente come aveva fatto nel corso del primo tempo, cioè schiacciando a fondo l'acceleratore, girando su ritmi piuttosto elevati. Milan invece ci ha messo un po' di più per alzare baricentro e velocità della circolazione di palla e delle gambe. Rimessa laterale in favore dei rossoneri proprio davanti alla panchina di Carletto Ancelotti, che lo ricordiamo a disposizione Dida, Cafu, Serginio, Brocchi, Gourcuff, Gilardino e Paloschi. Le mosse a disposizione di Ranieri, tre da pescare tra Belardi, Birindelli, Stendardo, Nocerino, Marchionni, Iaquinta e Palladino. A vuoto Trezeguet ed Ambrosini, di testa Dario Simic, che fin qui si è disimpegnato discretamente, è stato però protagonista di un paio di interventi duri su Del Piero che mi testimoniano la difficoltà nella marcatura quando il capitano bianconero parte palla al piede. In questo caso lo prende Maldini, suo l'errore in fase di disimpegno ha costato il pareggio al Milan in chiusura di primo tempo. Attacca la Juve, Del Piero sui piedi di Sissoko, quindi Thiago completa la copertura del campo da destra a sinistra, favorendo Molinaro che va al cross, ha preso posizione Maldini. Seedorf recupera il pallone in zona difensiva, lo affida a Favalli, è lui che batte in profondità, cercare Inzaghi, scavalcato però dalla sfera, è intervenuto Le Grottaglie che si affida a Chiellini. Cerchio di centrocampo per l'ex Viola, poi l'anticipo di Bonera, Gattuso gioca semplice su Simic, Simic attaccato da Trezeguet, rischia il dribbling, Simic, Kakà, l'ultimo tocco dovrebbe essere del brasiliano, è così, rimessa laterale in favore della Juve. Batte profondo Chiellini, di testa Maldini, mette nella zona di competenza di Bonera che rischia qualcosa su Camoranesi, poi Pirlo, no look per Gattuso che taglia il campo a cercare Pippo Inzaghi, pallone che gli scivola sull'esterno e arriva quindi docile dalle parti di Gianluigi Buffon. Chiellini, Thiago, Saljamidžić si è centrato per consentire a Grigera di partire in profondità. Pressing alto adesso da parte del Milan,
che cerca di tenere in offside Del Piero, che in effetti non riesce a rientrare in tempo. Attende saggiamente la terna arbitrale prima di sanzionare la posizione irregolare di Del Piero, che effettivamente c'è. Serata importante anche in chiave di mercato, e i tifosi rossoneri si attendono l'ufficializzazione dell'accordo raggiunto con Ronaldinho per l'anno prossimo. Voci insistenti, sempre più insistenti, danno invece come più certo il ritorno di Andriy Shevchenko, anche se le due operazioni non si escludono. Favalli mette giù per Inzaghi, ha cercato di girare subito Inzaghi verso la porta di Buffon, pervenuto in spaccata Chiellini, con le mani Favalli in zona Seedorf, si propone Pirlo, libertà di manovra per il playmaker, però si addormenta, poi in orizzontale fa salire Bonera, Gattuso in qualità di ala, Gattuso taglia tutta l'area di rigore trovando la testa di Salihamidžić, presente il Milan però sulla tre quarti con Favalli. Seedorf gira le sue spalle Favalli, si accentra, vuole uno tra Pirlo e Kakà, esce palla al piede della Juve con Thiago, servito Del Piero, break bianconero, parte Trezeguet, Del Piero contro tutti, Trezeguet, taglio centrale, ha secondato la scivolata di Rossini, anzi di Simic. Pirlo accompagna Seedorf, sempre a sinistra. Pirlo, triangolo che non si chiude, purtroppo lezioso il tocco del centrocampista campione del mondo, che riceve ancora una volta il pallone, lo affida Ambrosini, che non rischia, da questi a Kalac. Cercato Inzaghi, Thiago in anticipo su Gattuso, Simic ha chiamato un cambio, Ranieri, cambio appena si può, ha detto. Kakà, Gattuso, Simic controlla il possesso del pallone, la formazione di Carlo Ancelotti, lo fa adesso con Gattuso, Bonera, ragnatela di passaggi, Gattuso finta di corpo per eludere la marcatura di Sissoko, poi Pirlo mette in ritmo Bonera, Bonera vuole Inzaghi, trova il piede di Molinaro, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Milan, è pronto il cambio, il primo del match lo esegue la Juventus. Vediamo la mossa di Ranieri. Stendardo, e allora non ce la fa Le Grottaglie, è una mossa necessaria, ha provato Nick Le Grottaglie, evidentemente d'accordo con l'allenatore e lo staff medico, aveva subito un colpo al ginocchio da Kakà sul finire del primo tempo, nessuna torsione per lui, ma evidentemente la contusione è troppo forte per continuare. Dentro quindi Stendardo, che gioca la sua seconda partita in campionato con la maglia della Juve. Gattuso sbaglia completamente il passaggio per Ambrosini, ha capito tutto Thiago. Thiago va a sfidare Ambrosini, Thiago si ferma, l'appoggio per Salihamidžić, taglia il campo Del Piero, arriva l'inserimento di Molinaro, Del Piero porta a spasso il pallone, tre rossoneri, si rinnova il duello con Simic, il tocca alla sfera, la rimessa in gioco in favore del Milan. Rivediamo, eh sì, l'ultimo tocco di Del Piero, perfetto Rocchi. Vuole lanciare profondo Bonera, effettivamente ha una rimessa laterale di grande gittata, guardate dove arriva, Gattuso prolunga, intercettato però Stendardo che va dalla conclusione, vola Kalac e toglie il pallone dall'angolino. Prima conclusione in porta da fuori, Kalac deve distendersi. Ha provato Grigor. Un gol magnifico a Genova. Calcio d'angolo, Kalac resta in porta, Maldini prolunga di testa. Poi Molinaro. Thiago sbaglia tutto. Seedorf, riparte il Milan con Inzaghi. Pirlo, pallone di ritorno, Pirlo. Dribbling. Poi nuovamente Inzaghi in profondità, non aggancia con il sinistro. C'è Thiago in chiusura.
fischi per Pippo Inzaghi, l'ex più temuto Pirlo usa il corpo ma Sissoko va via, Sissoko in verticale per Trezeguet, e qui abbiamo visto tutto il repertorio di Sissoko, compresi i limiti. Un giocatore di un'irruenza e di una potenza fisica devastante, deve crescere sotto profilo tecnico, ma effettivamente è un investimento azzeccato da parte della Juventus. Prima conclusione in porta, quindi, quando siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa, l'ha effettuata Grigara, volato Kalac sulla sua sinistra. Thiago alza Salia Mizic, elegante nel controllo, saltato il sombrero Favalli, che poi rinviene su di lui in qualche modo. Favalli lascia rimbalzare il pallone, lo attacca Salia Mizic, Favalli costretto a rifugiarsi in fallo laterale per evitare il calcio d'angolo. Si muove Camoranesi, ha capito tutto Favalli. Poi serve Seedorf, arriva Thiago, Grigara, Camoranesi, posizione regolare, Camoranesi, fatto fuori Pirlo, Maldini, contrasto sul pallone, si gioca, Simic, Gattuso. Scivola sia Inzaghi, è scivolato anche Stendardo, poi gioco fermo, o meglio interrotto da Rocchi perché ancora a terra Paolo Maldini. E attenzione perché Maldini non ha mai fatto scena in vita sua. Rivediamo, ha sentito il contrasto, vale lo stesso discorso fatto per le grottaglie. Guardate che questo è un intervento un po' a martello di Grigara. A terra Paolo Maldini, monumento del calcio italiano, 616 presenze, si scalda Iaquinta ma si scalda soprattutto Cafu. Potrebbe sostituire Maldini in caso di infortunio con Bonera, che scalerebbe quindi in qualità di centrale. Perderebbero però centimetri i difensori davanti a Zeliko Kalac, che qui rivediamo distendersi sul destro di Grigara, che poi va così su Maldini. 34 metri la distanza da cui Grigara ha esploso il proprio destro, intercettato dal volo di Zeliko Kalac. È l'unica azione degna di nota di questa ripresa, che per il momento si è interrotta per consentire allo staff medico rossonero di soccorrere Paolo Maldini, vittima di un duro contrasto con Grigara. Calzettone abbassato per il capitano del Milan. Il Milan momentaneamente in 10 uomini. Dovrebbe trattarsi di una durissima contusione, però su una caviglia che evidentemente, a giudicare anche dalla fasciatura e dal bendaggio, Maldini non ha già a posto, non aveva già a posto prima di questo match. Si riprende a giocare, le grottaglie, Milan momentaneamente in 10 con Thiago in possesso di palla, Ambrosini retrocesso a fare il difensore centrale, momentaneamente rientra adesso il capitano rossonero. Bonera in anticipo su Molinaro, gioca palla Alex Senese, cercato Camoranesi, Simic, Camoranesi va via, l'intervento in scivolata di Maldini che sembra essersi ripreso. Poi Bonera ha rinviato in zona Inzaghi, Sissoko, adesso meglio la Juve del Milan. Stendardo si affida a Gianluigi Buffon. Va rinvio profondo il portiere della nazionale, zona presidiata da Gattuso, nessuno chiama la solitudine del rossonero, e poi se la cava testa Molinaro, rimessa laterale in favore del Milan. Bonera con le mani, e chiaramente il gol del 2-2, come sentite anche voi nelle vostre case, ha riacceso l'entusiasmo dello Stadio Olimpico di Torino. Sono tornati a cantare i tifosi bianconeri, letteralmente gelati dalla doppietta di Pippo Inzaghi, che aveva ribaltato in 20 minuti il vantaggio iniziale di Alex Del Piero. Sissoko, Kakà, Pirlo,
scatta Gattuso, preferisce una linea interna Pirlo. Kakà, Ambrosini, copre il campo da destra a sinistra il Milan. Favalli, Seedorf, eccola la fascia preferita d'attacco del Milan, buca il controllo Kakà. Stendardo non ancora mentalmente in partita, non si intende con Buffon, che poi affida il pallone a Chiellini. C'è un'intesa comunque tra Buffon e Stendardo. Molinaro calcia profondo, arriva Simic in anticipo su Del Piero, alza il pallone Simic, zona Bonera, si riaffida al croato per andare al rilancio. Chiellini, Juve ben disposta in campo che sta costringendo il Milan alla difensiva, chiama palla Kakà, Pirlo non lo vede, l'ultimo tocco del playmaker rossonero, rimessa laterale già battuta al volo, Bonera, strepitoso aggancio. Più in generale Bonera sta giocando una partita davvero da eccellente difensore. Ma avete visto anche in questa circostanza Ambrosini, che peraltro ha subito il fallo, era circondato da tre maglie bianconere, Sissoko, Del Piero e Camoranesi. Questo l'intervento in scivolata, pulito sul pallone di Paolo Maldini, in piena area di rigore, ha fermato così Camoranesi. Sbaglia Favalli, rimessa laterale per la Juve. Quando siamo al quarto d'ora della ripresa, fin qui tiro in porta di Grigera, nient'altro. Nel corso del secondo tempo, dopo un primo tempo a dir poco pirotecnico. Chiellini. Molinaro. Trezeguet vince il duello aereo, Simic mette giù Favalli. Poi Kakà si affida ad Ambrosini, Seedorf. Buon fraseggio da parte del Milan, che parte tanto per cambiare a sinistra. Kakà, Ambrosini, Seedorf, si è allargato a destra Bonera, riceve di fronte a lui Pirlo, sovrapposizione di Bonera, Pirlo va direttamente a traversone, ben piazzato Chiellini, peraltro soltanto Inzaghi in area di rigore. Gattuso di testa, a vuoto Seedorf, arriva Thiago, palleggio di Del Piero che chiama lo scatto Camoranesi, è partito Camoranesi, in anticipo Simic. Kalac col piedone, Ambrosini va a spostare in modo molto ingenuo Alex Del Piero, che riceve la botta. Qui è netto anticipo Ambrosini, oltretutto non c'è partita nel gioco aereo tra Ambrosini e Del Piero. Del Piero non aspettava altro. Calcio di punizione in favore dei bianconeri. Mentre Ranieri sembra intenzionato a muovere nuovamente la panchina. Camoranesi gioca con Thiago. Verticale di Camoranesi, piazzato Favalli, poi Gattuso, quindi Seedorf, Milan che deve uscire. Sbaglia Gattuso. Molinaro, traversone con un braccio Gattuso e lì a due passi Rocchi, fischia. Il tempo di mettersi il fischietto tra le labbra, fallo di mano c'è tutto, Gattuso ha aperto il braccio sinistro, non era assolutamente aderente al corpo, e attenzione perché qui Del Piero può andare in porta o al traversone. Quattro uomini in barriera per Kalac, una sorta di via di mezzo per vedere partire il pallone e per non rinunciare a marcatori in caso di traversone. Camoranesi va a cercare di schermare la visuale di Kalac. Va Del Piero direttamente in porta, palla sul muro, seconda opportunità, la gioca in orizzontale, prendendo però in controtempo Thiago. Doppio passo di Thiago, che fa fuori Inzaghi, Sissoko, scavalca netto Favalli, va al traversone! Provvidenziale Bonera ha tolto la palla dalla testa di Stendardo. Rivediamo di chi è l'intervento. E no, è Stendardo che buca. Buco di Stendardo sull'iniziativa da 10 lode di Sissoko. Sfiora Bonera e forse comunque Bonera ha veramente mandato fuori giri Stendardo. Altra occasione gol per la Juventus. Stendardo è entrato da poco in campo al minuto 18. Ambrosini cerca un tunnel su Thiago, che sembra essersi
ritrovato nello spogliatoio dopo un primo tempo a dir poco abulico. Seedorf, Bonera, detta il passaggio Pirlo, Gattuso, scatta in profondità Pirlo, Seedorf, Bonera, chiama palla Inzaghi, Seedorf, Milan che deve mettere in partita Kakà in questa ripresa, Gattuso, arriva Molinaro, scontro grintosissimo tra Gattuso e Molinaro, l'ultimo tocco del milanista, rimessa in gioco in favore della Juve. Rivediamo, effettivamente Molinaro non tocca, resta a terra Seedorf intanto. Sto cercando di farvi sentire il dialogo tra Rino Gattuso e Guardaline, mentre questa è la motivazione per cui Seedorf è a terra e quindi il gioco è fermo. Gattuso qui tocca il pallone e poi Molinaro effettivamente è andato sul piede d'appoggio però di Rino Gattuso, poteva starci il fallo. Per Seedorf ginocchio contro ginocchio. Se ne sono visti tanti di questi scontri di gioco in questa partita. Scaldano un po' tutti nella panchina del Milan. Inquadrato poco fa Di Gao, che evidentemente ha preso il posto di Serginho in panchina rispetto alla lista che ci è stata consegnata. Di testa Gattuso, Ambrosini, Inzaghi, posizione di fuori gioco. Riparte la Juve a destra, Camoranesi si trascina la sfera in fallo laterale, rimessa in gioco quindi affidata a Favalli. Fuori gioco di Inzaghi di poco fa invece c'era, fuori gioco di rientro. Pirlo nasconde il pallone all'attacco di Camoranesi, poi apre a destra su Bonera. Seedorf che sembra essersi ripreso, quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, sempre 2-2. Seedorf tutto da solo, Seedorf fino in fondo, Seedorf inseguito da Molinaro, arriva il raddoppio di Sissoko, Seedorf perde il controllo del pallone, buona giocata difensiva di Molinaro che poi va col destro su Camoranesi, si appoggia a Sissoko, il fallo di Bonera, arriva il giallo. Rivediamo il tutto. Il fallo di Bonera, bruttissimo intervento su Sissoko, è andato in spaccata, quindi attenzione perché il cartellino di Rocchi potrebbe anche essere di colore diverso. Espulso Bonera, Milan in 10, espulso Bonera che stava giocando una partita eccellente, ha perso la testa su Sissoko che tra l'altro ha sentito il colpo, rosso per Bonera. Ho visto giallo all'inizio, mamma mia che brutto intervento. Qui se il piede gli resta giù siamo dalle parti di Eduardo, giocatore dell'Arsenal, si è fratturato tibia e perone, un intervento di gioco molto più cattivo nell'incipit, veramente brutto l'intervento. La gamba tesa di Bonera in una zona di campo oltretutto in cui la Juve non poteva sicuramente far male al Milan. Non sono problemi adesso per Sissoko, Ranieri ha già perso le grottaglie per infortunio ma quello di Sissoko sembra essere più serio, se giudicare dal trattamento c'è cioè solo ghiaccio, potrebbe trattarsi di una botta.
ovviamente di una gran botta. Adesso ovviamente Ancelotti deve correre ai ripari, pronto Cafu, gioca senza punta il Milan, fuori Inzaghi. Va Inzaghi, sa di aver fatto il suo dovere e sa di uscire esclusivamente per esigenze tattiche. Fuori Cafu, la punta la farà Kakà, quindi Milan versione contropiede, Juve d'assalto a sfruttare la superiorità numerica. Thiago, Trezeguet, Camoranesi, attende in zona Gattuso. Adesso c'è Cafu in qualità di terzino destro, traversone in zona Kalac, che controlla che il pallone termini nel campo per destinazione. Follia di Bonera sulla tibia di Sissoko a bordo campo. Per il momento è parità numerica, ma poi la Juve avrà almeno 20 minuti abbondanti a disposizione per cercare di vincere questa partita in 11 contro 10. Milan che, come vedete, si è disposto con il 4-4-1, Seedorf largo a sinistra, Kakà prima punta, libero di giostrare tutto l'arco offensivo. Resta giù Ambrosini per prendere il fallo di Chiellini. Adesso ovviamente il Milan deve giocare d'esperienza, d'astuzia anche su queste particolarità. Pronto Nocerino, probabilmente non ce la fa Sissoko. Kakà, Ambrosini, Seedorf, Pirlo. Deve provare a approfittare di questo momento il Milan, perché è ancora in parità numerica, tra un po' non lo sarà più. Ambrosini direttamente in area di rigore, esce Buffon, calamita a sé il pallone, resta a terra Gattuso che forse ha ricevuto un colpo involontario. Altro giocatore che difficilmente fa scena, eh sì, ha preso un colpo in faccia da parte di Chiellini. Si rialza Rino Gattuso, ma gli applausi sono tutti per Sissoko che stringe i denti e vuole provarci. Ovazione del pubblico per il leone del centrocampo bianconero. Cafu intanto restituisce palla alla Juve, che aveva buttato fuori la sfera per consentire i soccorsi a Gattuso. Stringe i denti Sissoko. Nocerino era già pronto e continua peraltro la fase di riscaldamento. Chiellini, Molinaro, Del Piero, tunnel su Ambrosini, ecco Sissoko che zoppica in maniera piuttosto vistosa. Camoranesi, sale Grigera, arriva il traversone deviato da un giocatore rossonero, sarà calcio d'angolo per la Juve. Adesso anche lo stadio olimpico può fare la differenza. Thiago, pallone di ritorno per Del Piero, lo attacca Gattuso. Gattuso netto sul pallone, poi si sdraia e porta a casa il fallo. Rivediamo le braccia di Del Piero. Si è letteralmente sdraiato Gattuso, ha boccato Rocchi. Andrà a rinvio Kalac. Chiede indicazioni Seedorf sulla sua posizione in particolar modo, perché qui il Milan ovviamente non ha saltatori, stando Ambrosini molto basso come baricentro per cercare di tappare le eventuali falle che possono aprirsi in virtù della inferiorità numerica causata dall'espulsione giusta di Bonera su Sissoko. Camoranesi, Molinaro, pallone di ritorno lungo per Camoranesi, corto per Del Piero, c'è Simic e allora Cafu, Gattuso, Kakà, Grigera, anticipato Seedorf, vuoto Ambrosini, Grigera, buon tiratore, Grigera,
scarica su Saliamizic il traversone del Piero di testa, contrastato dall'esperienza di Marco Scafu. Rivediamo, Cafu fa sentire il fisico su Del Piero senza fallo. Rimessa dal fondo affidata a Kalac. La gara è svoltata in chiave rossonera su due episodi. Il gol della Juve sul finire del primo tempo e l'espulsione di Bonera. Kalac chiama palla al limite dell'area di rigore, protetto da Cafu subito in partita. Va al rinvio il portiere australiano. Tra l'altro ha superato Nelson Dida nelle presenze in campionato abbondantemente. Questa è la sua 20ª Dida è fermo a 13. Favalli. Si sgancia Seedorf. Kakà. Cerca di far salire Ambrosini. Ovviamente il Milan adesso fa circolare il pallone per non far correre le gambe. Pirlo, Cafu. La Juve sembra accettare il torello fino a quando il Milan arriva sulla tre quarti, poi arrivano gli attacchi bianconeri. Molinaro in chiusura, Sissoko, può ripartire la squadra di Ranieri. Pirlo vince per un istante il contrasto su Thiago e poi Chiellini va nuovamente in fallo laterale. Ha ragione Chiellini, il compito di impostare la manovra è di Thiago, che esattamente come nella prima frazione ha cominciato bene e poi è evaporato. Camoranesi incespica sulla sfera, Cafu ne approfitta, fatto fuori Thiago, Cafu, spallata di Camoranesi, la vede l'arbitro, punizione rossonera. Ostruzione di Mauro German Camoranesi, che qui va a vuoto, poi rinviene così con una ancata su Cafu. Calcio di punizione per il Milan, in piedi Pippo Inzaghi, chiaramente avrebbe voluto finirla questa gara, ma l'espulsione di Bonera ha suggerito a Carlo Ancelotti di giocare senza punte ma con Cafu in posizione di terzino. Sulla sfera c'è ovviamente Andrea Pirlo, attenzione al blocco di Seedorf per Maldini. Parte Pirlo, alto, profondo, carico d'effetto, nemmeno Kakà riesce a tenerlo, un bruttissimo calcio di punizione. Non è da Andrea Pirlo, che ha vissuto la fase migliore della stagione tra dicembre e marzo, questo mese di aprile francamente deludente. Trezeguet incontro la sfera, più alto di lui però Ambrosini, poi Maldini, quindi Seedorf spazza tutto, Grigera che ricaccia indietro il Milan. Cafu, ultimo uomo. Maldini. Taglia il campo Maldini alla caccia di Kakà, che buca di testa, arriva però Gattuso su Molinaro, Gattuso per Kakà. Troppo largo, interviene in spaccata Stendardo, parte Sissoko. Del Piero, break di Juventino. Gattuso rinviene sul pallone. Paradossalmente il Milan in 10 uomini sta giocando meglio in questa ripresa rispetto alla prima parte di secondo tempo, che in parità numerica aveva visto la Juve meglio rispetto ai rossoneri. Ma è chiaro che adesso Ranieri ricorre all'artiglieria pesante dentro gli Iaquinta, giocherà con le tre punte. Sissoko, Thiago, Molinaro. Del Piero, sponda per nessuno, anche la stanchezza adesso influisce. Al minuto 33 è pronto un nuovo cambio nelle file della Juve, fuori David Trezeguet, non tre punte, scuote il capo il francese. Francamente avrei pensato a una Juve più coraggiosa, almeno nel modulo, considerando anche la superiorità numerica. Invece Ranieri rinuncia al killer dall'area di rigore David Trezeguet per giocare con la profondità, l'irruenza, lo sfondamento di Vincenzo Iaquinta. Non la prende bene Trezeguet, figuriamoci la madre ora inquadrata. Secondo cambio quindi, Sissoko ancora in campo, dentro Iaquinta per Trezeguet. Grigera,
Sissoko, si muove Thiago con le pallone tra i piedi camoranesi, accontentato, ecco Thiago, Gattuso tocca il pallone e lo riconquista Seedorf. Cafu, Pirlo, tacco per Seedorf, elegante nella manovra il Milan, Cafu sulla corsia di destra, Cafu linea di fondo, vorrebbe il calcio d'angolo Cafu, poi si affida a Pirlo, perde il contrasto su un precisissimo Sissoko, probabilmente migliore dei suoi, Del Piero a parte, parte la Juve, Saljanicic, largo Iaquinta. Paolo Maldini, arriva addirittura Stendard, poi spalla a spalla Maldini, Grigera e fallo per Rocchi, calcio di punizione per la Juve, 10 al 90esimo, la spallata di Maldini sulla schiena di Grigera. Protesta Carlo Ancelotti a bordo campo, per nulla d'accordo con la decisione della terna arbitrale. Calcio di punizione in favore della Juve, Maldini su Iaquinta, Favalli su Del Piero, Thiago sul pallone, anzi Camoranesi. Arriva il traversone, Juve in vantaggio, è il gol regolare, ancora Saljanicic, incredibile doppietta di Saljanicic, l'uomo che non t'aspetti va a decidere Juventus-Milan, 3-2 a 10 dal termine, lo ha perso Cafu e la Juve in vantaggio. Tutto nasce da un calcio di punizione concesso per fallo di Maldini, Saljanicic libero nel cuore dell'area piccola, la Juve mette la freccia a 10 dal termine, ancora Saljanicic, doppietta alle spalle di Kalac, immobile, impietrito e soprattutto impotente di fronte allo stacco aereo solitario di Saljanicic che decide fino a questo momento Juve-Milan 3-2. Siamo al 36esimo. Testa di Saljanicic e il Milan in 10 uomini adesso deve scalare l'Everest per rimontare un gol alla Juve. Si scalda Gilardino. Ancora due cambi a disposizione Carlo Ancelotti. Maldini, Kalac coi piedi, rischia tantissimo ma alla fine riesce a rinviare, Gattuso, Pirlo, campanile in zona Kakà, attento Chiellini, rimessa laterale per il Milan, Cafu, vince il contrasto su Thiago, Simic, all'indietro per Zeliko Kalac, rinvio profondo di Kalac, Gattuso smorza con il petto, Cafu sombrero su Camoranesi che non ha bocca, poi Maldini, quindi d'esterno Simic, non c'è nessuna punta però per il Milan, ha necessità di un attaccante adesso Carlo Ancelotti. Con questo successo la Juventus praticamente si mette al riparo da qualsiasi ritorno del Milan in chiave Champions League. Attenzione a Iaquinta che attacca la profondità, c'è il diagonale di Cafu. C'è ancora tanta partita da giocare, considerando anche il recupero. Minuti di gara 38 nella ripresa. Juve in vantaggio 3-2, decide Saljanicic che adesso conquista palla. La fida Del Piero, gira alle sue spalle. Superiorità numerica bianconera, Del Piero al limite, Del Piero per il 4-2, largo. Conclusione dal limite dell'area di rigore per Alex Del Piero. Il pallone che si spegne a lato non di molto alla destra di Kalac.
Dentro adesso Alberto Gilardino al posto di Gattuso. Favalli. Gattuso manda a quel paese un po' tutti. Gilardino, adesso è lui che fa la torre davanti e pronto a eseguire sponde per i compagni di squadra. Milan che deve quindi tornare a giocare con Seedorf e Kakà ridosso dalla prima punta. Questa volta è Alberto Gilardino. Simic. Prima palla a Cafu. Kakà non aggancia, rimessa laterale in favore della Juve, Molinaro. Iaquinta, perde il contrasto, Ambrosini, Seedorf. Porta a spasso tutta la difesa bianconera, ma viene raddoppiato, adesso il Milan sembra più slegato. Kakà, arriva Cafu. Attacca il brasiliano, chiama palla Ambrosini, va direttamente in porta Cafu, la tiene Buffon. Conclusione secca di Cafu, ci vuole altro per superare Buffon. Quarantesimo. Molinaro batte profondo, Simic in anticipo su Iaquinta che però arriva come un fulmine da dietro. Fa carambolare il pallone Simic su Iaquinta. Rimessa laterale in favore del Milan. Zona difficile però. Gattuso è un leone in panchina. Si propone anche Kakà. Milan fermo. Kalac può andare coi piedi. Gilardino prende posizione su Chiellini. Il fallo è del centrale difensivo in maglia bianconera. Calcio di punizione per il Milan, che non ha molto tempo a disposizione per pareggiare il match. Cafu, parte Kakà, servito sulla corsa. Kakà, fatto fuori Chiellini, Kakà lo mette giù. Non c'è fallo, rimessa dal fondo. Anzi, arriva il fallo. In ritardo, ma arriva. Alla fine è calcio d'angolo. Seedorf batte profondo, spingono un po' tutti, per Rocchi è regolare, Pirlo si carica del tiro di destro, viene ribattuto da Chiellini, poi Maldini, sguardo in mezzo, traversone secco, ancora Chiellini, la chiama Buffon, non ha nessun ostacolo davanti a sé, il pallone messo ora sulla corsa di Iaquinta che è freschissimo. Tacco di Iaquinta su Seedorf. Fallo poi di Vincenzo Iaquinta. Punizione rossonera. 3 al termine più recupero. Favalli. Si allarga Pirlo. Riceve Maldini. Simic. Pirlo. Apre il gioco a destra per Cafu. Seedorf, Cafu, l'ultimo tocco di Molinaro, rimessa laterale in favore del Milan. Finale in apnea, con la Juve avanti 3-2 e in superiorità numerica, il Milan in 10 uomini cerca il pareggio. Del Piero, sui piedi di Sissoko, Camoranesi lascia sfilare per Sissoko, l'apertura per il man of the match fino a questo momento, Saliamizic. Sissoko. Camoranesi, adesso ragiona la Juve, non ha fretta, Grigera. E ci sono ovviamente gli olè anche dello Stadio Olimpico di Torino. Chiellini, Grigera, gira palla la Juve, non attacca il Milan, deve farlo Gilardino ma isolato. Stendardo, taglia il campo alla caccia di Iaquinta, regala palla a Kalac. Cafu, si propone Kakà. Vuole prendere per mano lui la squadra in questo momento. Seedorf. Ancora Kakà. Camoranesi. Va in pressione sul pallone d'oro. Maldini. Pirlo. Solito movimento elegante per conquistare palla. Pirlo va al traversone. Praticamente un tiro.
che si spegne sull'esterno alto della rete. Senza nessun problema per Buffon, è stato un po' alla cieca Pirlo. Abbiamo visto la tecnica di marcatura da parte di Saliamidzic, dentro anche Brocchi per Andrea Pirlo. Dentro Brocchi per Pirlo. Pirlo effettivamente aveva spento da un po' la luce. E allora dentro il dinamismo di Christian Brocchi nella fase finale del match, sono ormai agli sgoppi del tempo regolamentare. Gilardino spinto, calcio di punizione per il Milan. Sono questi i palloni che deve saper sfruttare la formazione di Carlo Ancelotti. Sceglie di muoverlo Cafu sui piedi di Brocchi. Perde metri però il Milan. Simic. Traversone di Seedorf sul secondo palo, scavalca tutta l'area di rigore. Tutto a vantaggio della Juve, che vince 3-2. Il big match della 33esima giornata. Pronto al rinvio Buffon, mentre c'è standing ovation per Camoranesi. Tutto in piedi, compreso Cobolli Gigli. Grande prestazione come al solito di Camoranesi, dentro Nocerino a irrobustire il centrocampo in questa fase finale di match. Testa di Iaquinta, parte Del Piero, c'è la punta del piede di Simic, poi Thiago lavora un buon pallone per Iaquinta che va in sfondamento. Iaquinta, Del Piero al piattone, Kalac tiene in vita il Milan. Controcross di Saliamidzic, Cafu tra due bianconeri. Sta ovviamente rischiando molto il Milan, in un uomo in meno alla caccia del pareggio. Sissoko deve far scorrere i minuti la formazione di Ranieri. Nocerino vuole la bandierina, rinuncia ad affrontare Cafu, poi si appoggia a Thiago che non ha un gran controllo. Ambrosini rinviene Thiago che però serve inavvertitamente Seedorf. Kakà, palla per Seedorf, cerca Gilardino, tiene il fallo e c'è ammonizione per Stendardo. Parata di Kalac sul destro al volo di Alex Del Piero. Kakà in area di rigore, stacca ancora Stendardo, poi Cafu, arriva Brocchi, Cafu su Seedorf, ultimi assalti rossoneri. Seedorf, tutta la Juve a protezione della propria tre quarti. Traversone di Seedorf è basso, recupera Brocchi su Cafu che perde il contrasto con Nocerino, poi mette il pallone in fallo laterale. Applausi dell'Olimpico di Torino. Centrato in pieno volto Ambrosini che non fa una smorfia, poi Maldini contrastato da Alex Del Piero e Saliamidzic va a firmare la palma di migliore in campo e di uomo decisivo della partita, vincendo un contrasto di fondamentale importanza visto il minuto a cui siamo arrivati, e cioè al terzo di recupero. Brocchi costretto ancora a indietreggiare, Cafu alza il pallone, Seedorf, Brocchi in qualche modo in avanti, poi Gilardino perde il contrasto, c'è fallo, calcio di punizione per il Milan. Invita la calma Carlo Ancelotti. Vuole giocare con lucidità il pallone. Cafu, non c'è più tempo da perdere, a cercare Ambrosini, stacca più in alto però
Chiellini, poi arriva Maldini, Kakà contro Grigera, fallo laterale per il Milan, non c'è fallo, si gioca ancora, Kakà per Maldini, traversone, Buffon, tra gli applausi liberatori dello Stadio Olimpico di Torino. Saljanić perde il Piero contro Maldini, si rinnova la sfida tra i due capitani, adesso la meglio il rossonero, che però ha sulla coscienza secondo e terzo gol. Sul secondo ha perso palla, sul terzo ha commesso un fallo ingenuo da cui è scaturito il colpo di testa vincente di Saljanić. A vuoto Favalli, Del Piero, Sissoko, tre quarti campo, arriva Nocerino sul pallone. Milan anche stanco adesso. Molinaro, Chiellini, Thiago, Stendardo, ringhia brocchi su Buffon che riesce a liberarsi del pallone, poi Maldini di testa, Sissoko in anticipo, Nocerino lascia scorrere la sfera, Kakà la riconquista, Seedorf, ultima opportunità per il Milan, affidata a Kakà, arriva anche Cafu, Kakà nello spazio per Seedorf, Kakà dentro per Gilardino, posizione regolare, aggancio difficoltoso di Alberto Gilardino, riparte la Juve, Maldini spinge su Iaquinta, non c'è più tempo, no è fallo, non è arrivato ancora il triplice fischio. Simic, Brocchi alza la sfera, Brocchi in zona Seedorf, posizione regolare, entra gamba tesa Nocerino, punizione per il Milan, non finisce mai Juve-Milan. Sale anche Kalac. 202 centimetri dall'Australia, coi guanti al servizio del Milan. Sul pallone c'è Seedorf. Batte Seedorf. Palla nel mucchio, la porta è vuota, non c'è più tempo, è finita! La Juve batte il Milan 3-2 e ha un piede in Champions League. Decide il match l'uomo meno atteso di tutti, Saljanić, con una doppietta. È andato a riprendere il Milan e poi lo ha scavalcato nella fase finale del match con i rossoneri in 10 uomini per l'espulsione di Bonera. Ripetiamo le marcature: all'11° Del Piero, al 13° Inzaghi, al 31° Inzaghi per il 2-1 del Milan. Prima del finire della prima frazione ci ha pensato Saljanić, primo episodio chiave, poi l'episodio chiave della ripresa, l'espulsione di Bonera e il gol che decide il match al 36° del secondo tempo di Saljanić. Juve batte Milan 3-2, la Juve ha un piede in Champions League, il Milan deve tifare Inter per sperare in una sconfitta per della Fiorentina, per non dover rinunciare anzitempo alle ambizioni di giocare ancora in Champions League l'anno prossimo. Gol non valido, finisce 3-2 all'Olimpico di Torino da parte di Ricky Buscaglia. Un ringraziamento per essere rimasti in nostra compagnia e un arrivederci, a risentirci a presto con il grande calcio della Serie A.